Oh, buon pomeriggio, facciamo come al solito, se vi va, una chiacchierata insieme su Facebook e su Instagram, sono anche su YouTube, credo, questi video che stiamo facendo, provando a rispondere ad alcune domande di servizio che diventano spontanee, durante la quarantena. Abbiamo parlato di tutto, abbiamo parlato di come mantenersi in forma facendo esercizi sulla sedia mentre lavoriamo da casa. Sto preparando dei temi interessanti anche per i prossimi giorni. Da un paio di giorni però parliamo di soldini, perché giustamente è il problema principale in questo momento. Io ho il piacere di avere in collegamento da Prato, eccola qua, Katia Vannucci, eccola, aspetta che ti vediamo, eccola qua, che giustamente, ciao Katia, buongiorno. Buongiorno. Ecco, ci siamo preparati, abbiamo fatto abbiamo provato a mettere a posto Skype al meglio. Io sono felice di averti qui per poter dare un paio di consigli che spero possano servire a tutti. Come vedi, partiamo da questo: torneremo a lavorare e guadagnare. Cosa vuol dire? Molti si stanno chiedendo: ma potrò tornare a fare il lavoro che facevo prima, visto che il mondo sta per cambiare? Questo non dipende ovviamente solo dal virus, ma dipende magari dal fatto che le banche siano in grado di dare tutti i finanziamenti che servono, sia agli autonomi che alle partite IVA, eccetera. Insomma, i soldini per ripartire. Tu intanto come stai vivendo questo momento a Prato e poi anche con il tuo tipo di lavoro? Cioè, sei a contatto con persone che hanno tanta paura del presente, di quello che potrà succedere, fatto salvo che, insomma, la prima cosa è la salute. Messo a posto quello che non è affatto scontato, il problema poi diventa quello dei soldini. Che riscontro hai con i clienti e le persone con cui hai a che fare? Allora, noi da Prato avevamo all'inizio, c'era molta preoccupazione perché Prato è diventata ormai una città interculturale. Abbiamo una grossa parte della popolazione che non è italiana, è immigrata con numerose etnie. E abbiamo la più grossa componente di popolazione cinese dopo la città di Milano, che ovviamente in proporzione è molto più importante. E sorprendentemente, invece, nella nostra città le cose stanno andando molto tranquillamente e abbiamo avuto pochi casi. 20 casi e siamo quasi la provincia toscana, forse dietro a Grosseto, che ha avuto meno casi. Quindi diciamo siamo tutti abbastanza felici di essere rispetto a quello che ci aspettavamo invece. Senti, ma al bar non si va più, ma quando si parla al telefono con gli amici, con i parenti, come ve la spiegate sta cosa? Che è un po' strana, no? Ma di fatto noi abbiamo osservato che i cinesi, già memori forse dell'esperienza che avevano nella loro patria, hanno attivato molte poi delle misure prese dal governo precedentemente. Quindi già di ritorno a fine gennaio, inizio febbraio, chi ritornava dal Capodanno cinese si poneva in quarantena volontaria, con un controllo, diciamo, della propria comunità. E l'altra cosa, per esempio, abbiamo osservato che i bimbi non sono più andati a scuola una settimana prima che venissero chiuse. Le aziende cinesi, ne abbiamo tantissime, si erano già bloccate con l'attività precedentemente alle misure fatte dal governo. Quindi Interessante. E quindi insomma si sono bloccati prima degli altri e sì, i risultati si vedono. sono stati molto responsabili. Li vediamo oggi, per esempio, andare a fare la spesa, grosse spese per tutto il condominio, con le mascherine già fin dall'inizio, e quindi praticamente ci hanno dato quasi a Prato le indicazioni di quello che poi sarebbe successo anche nel resto d'Italia. Va bene, in bocca al lupo anche a voi, ne abbiamo bisogno anche noi che siamo a Milano, va detto. Sì. Andiamo al tema, dai. Allora, io invito chi vuole a fare delle domande. Il tema è un po' ostico, mi rendo conto, perché insomma cerchiamo di rendere facile
la finanza, ma più che di finanza vorremmo parlare proprio di sostentamento e magari anche di guadagno. La prima cosa che vorrei capire con te è se siamo davanti alla più grande crisi finanziaria da quando esistono i soldi o se l'abbiamo già vista questa cosa e quindi sappiamo come affrontarlo, o meglio, lo sanno i politici e chi gestisce le banche. Allora, la crisi attuale è stata una crisi particolare perché andava ad incidere su tre componenti contemporaneamente, cioè da una parte l'emergenza sanitaria, dall'altra il fatto che l'unica cura per questa malattia è attualmente ancora l'isolamento sociale, il fatto che andava a colpire in maniera pesante le economie di tutti gli stati. E prima, diciamo, già dalle prime avvisaglie è partita una grossa crisi finanziaria perché i mercati finanziari che anticipano sempre i movimenti economici avevano grossa incertezza su quanto questo virus avrebbe infettato il mondo, su quanto sarebbe stato necessario per poter passare tutto il mondo dalla fase del contagio e quindi dal punto di vista economico, quale sarebbe stato l'effetto di questo bloccare le attività produttive e bloccare l'attività di spesa delle persone, per cui praticamente c'è stato uno dei cali più bruschi che abbiamo visto nella storia degli ultimi 100 anni. 100 anni, dici 100 anni, quindi il 2008 lo abbiamo superato, cioè è peggio del 2008. Allora, tu hai... Non ti sento più. Non sto parlando, forse per quello? Adesso sto parlando? Uno schema che ti ho mandato. Yes, pronti! L'ho preparato. Allora, te lo dico subito. È piccolo e non riesco a leggerlo neanch'io, ma tu mi hai promesso che era facile e che me l'avresti spiegato. Io leggo solo le grandi crisi finanziarie e poi tante date. Ti va Allora, di dirmelo in 30 secondi proprio cosa c'è scritto e qual è il messaggio che vuoi portare, che vuoi darci? la linea rossa si vede quale è stata l'intensità della discesa sui mercati azionari e quanto poco tempo questa si è verificata comparando con tutte le altre crisi grigie, le linee grigie che sono date dai ritracciamenti avuti nelle altre fasi di discesa del mercato. Quindi, Quindi è il crollo più repentino dalla storia delle crisi. Ok. esatto. Cioè, io sto guardando che, per esempio, nel 2007-2008 ha voglia, ma tipo 30 volte di più è stato il tempo per arrivare a una crisi di questo tipo, corretto? Esatto, esatto. Ok. Ma non c'è nulla che ci può dare speranza in questo, cioè abbiamo visto che la crisi è stata repentina, eccetera, eccetera. Torno al titolo. Secondo te, rispetto alle altre volte, c'è qualche dato positivo per quello che riguarda la ripresa o anche voi operatori del settore siete in qualche modo in attesa di capire, che ne so, come si muovono le banche centrali, cosa succede a New York, eccetera, eccetera. Allora, quello che possiamo dire è che molto spesso i mercati anticipano le varie fasi e quello che succederà a livello economico, per cui questa fase di discesa ha incorporato tutte le peggiori paure che si potesse su quello che poteva avverarsi. Per cui di fatto abbiamo anticipato anche molti dati relativi, per esempio, alla perdita dei posti di lavoro in America, che sono stati comunicati lo scorso venerdì e che non hanno provocato un'ulteriore discesa della borsa americana. La differenza rispetto alla crisi del 2008
è stata il fatto che ci fosse la componente sanitaria che allora non era presente. Molte similitudini invece ci sono con la crisi nel 2008, perché di fatto ci siamo resi conto, chi operava nell'ambito finanziario, che da allora non si è imparato molto, non si è predisposto molto per evitare che il mercato si avvitasse su se stesso in maniera così veloce. Infatti, sono stati in questi anni dove grossi finanziamenti sono stati fatti dalle banche centrali al fine di rilanciare la crescita. Sono stati creati in realtà molti strumenti in ambito finanziario che con la parvenza di dare una protezione ai clienti in termini di mitigare la volatilità o anticipare gli eventi, vanno essi stessi di fatto a creare questa fase di discesa così forte perché appena aumenta la volatilità o si superano determinate soglie, gli algoritmi che oggi vengono utilizzati fanno sì che a livello mondiale partano le vendite, su tutti gli strumenti. Quindi, cosa si è verificato? Che alla fine il sistema ha portato un'eccedenza di venditori tali che il mercato non riusciva più a trovare nessun compratore. E in questo senso molte banche centrali, ormai quasi tutte, si sono attivate al fine di fornire liquidità al sistema. La principale, la Fed, la Banca Centrale Americana, ha prima annunciato misure per 1.500 miliardi, poi andandone a mettere altri 1.000, alla fine, vedendo che il mercato non si calmava, ha detto: darò un sostegno illimitato. Senti, su questo, scusami, ti fermo così facciamo un po' di dialogo su questa cosa. Quindi mi confermi che i finanziamenti ci sono, ma ci sono per tutti? L'ho chiesto anche ieri alla commercialista, cioè l'autonomo, l'impresa, la piccola impresa avranno la possibilità di accedere a dei finanziamenti per tenere su imprese che in questo momento o attività che hanno bisogno di liquidità. Il sistema regge. Ecco, questa sarà la grande novità, perché come nel 2008 verranno stampati tanti soldi, però questa volta non verranno dati alle banche affinché queste decidano come distribuirle. Le risorse a questo punto andranno direttamente alle famiglie e direttamente alle aziende. La principale manovra è stata quella voluta da Trump del famoso bonifico pagato direttamente in conto a tutti quelli che avessero perso un lavoro. Di fatto, anche in Italia, anche in Europa, stiamo arrivando a misure di questo genere. Il decreto di ieri è andato a fornire liquidità per le aziende nel momento in cui ripartiremo con il lavoro e in questo caso i soldi verranno dati direttamente alle aziende. Lo Stato ha cercato dei vettori, diciamo, tramite per far arrivare questi soldi, quindi sono stati l'INPS nel caso dei 600 euro agli autonomi. Nel caso ora delle aziende, le banche fungono da tramite. Però questa volta i paletti vengono fissati direttamente dallo Stato. Quindi questa è la grande novità rispetto al 2008, cioè le banche fanno un po' meno come vogliono loro. Esatto, e nei casi addirittura dei finanziamenti più piccoli è lo Stato che ha fissato dei parametri garantendoli al 100%, per cui le banche dovranno solo ricevere i moduli senza avere neppure da svolgere un'attività di analisi sulla bontà dell'azienda che va a chiedere, perché è lo Senti, Stato che si pone come garante. Si c'è tratta una domanda. Scusami, ti interrompo.
C'è una domanda che è arrivata e vorrei leggerti le domande che arrivano anche su Facebook. Per esempio, Puran ci chiede, che saluto, quando potrebbe riprendersi la borsa? Immagino in maniera solida, perché insomma le oscillazioni le abbiamo viste, però questa è una roba che si può dire o non è proprio il momento neanche di pensarci a domande del genere. Allora, in pratica la garanzia posta dalla Banca Centrale Americana svolge una funzione molto importante a questo punto di difesa Scusami, del... dovresti abbassare l'audio. Hai alzato sicuramente un audio. Ok, dicevi? Sicuramente le misure prese dalle banche centrali, soprattutto dalla Fed e adesso dai governi, stanno dando un aiuto molto importante alle borse perché in questa maniera c'è una rassicurazione che chiunque abbia perso il reddito no, o le aziende non abbiano potuto lavorare per i decreti di chiusura imposti dal governo, avranno sicuramente un ristoro finanziario per il periodo in cui si dovrà ritornare a una fase di normalità. Quindi ci Quindi, sono tutte le garanzie affinché la borsa in qualche modo si riprenda. Ma allora mi metto nei panni dei nostri, dei nostri, delle persone che vanno magari a chiedere consiglio a te e che hanno investito qualcosina e magari arrivano da te in preda al panico. Non so se ti è successo di ricevere chiamate così. Qual è il suggerimento che poi potresti dare? Nel caso in cui il cliente sia investito, il consiglio è quello di non dimenticare l'orizzonte temporale e l'obiettivo che si è preposto nel momento in cui ha fatto l'investimento. Ritorno un attimo a quello che tu dicevi, quello che mi avevi detto prima, se siamo in una fase di minimo. A questo punto, molte delle variabili negative sono già comprese in questo calo, tant'è che in questo momento, ora, negli ultimi giorni, dove sta venendo fuori che il contagio sta rallentando in Europa, se le borse sono già ripartite a crescere. E misure sono arrivate sia dall'autorità monetaria che dai governi americani, europei e così via. Ulteriori fattori che potrebbero creare instabilità sono dati particolarmente negativi sul PIL, però questo io non posso certo saperlo, però abbiamo già visto venerdì che nel momento in cui abbiamo avuto in America una perdita di 10 milioni di posti di lavoro, la borsa non è scesa. L'altro fattore è che una discesa così forte, indotta anche dalle caratteristiche che dicevo del sistema finanziario, potrebbero poi ingenerare una rapida risalita, perché tutti coloro che al momento sono completamente fuori dal mercato per gli algoritmi che hanno fatto vendere, potrebbero poi dover ritornare velocemente nel momento in cui incomincia a modificarsi la volatilità sul mercato e a rasserenarsi le cose. Ok, vorrei prima di... abbiamo fatto già 22 minuti, non supererei i 30, quindi siamo praticamente in chiusura, poi se ci sono temi non chiari potete ovviamente scrivere direttamente a Katia, perché mi rendo conto, o a me, mi rendo conto che l'algoritmo per la vendita, la volatilità, insomma, sono tutte terminologie che alle 3 di pomeriggio in diretta magari possono non essere immediatamente digerite vista l'ora, ma e quindi siamo a disposizione. Prima di salutarci, cara Katia, vorrei capire se ci sono dei consigli per chi non ha mai investito, cioè sono le persone più fortunate del mondo quelle che non hanno investito in borsa in questi giorni o ho detto una castroneria?
No, nel senso, allora, non posso sapere quali sono le motivazioni per cui alla fine si è mantenuto la liquidità. Normalmente chi non fa investimenti, tantomeno li fa in situazioni come queste dove ci sono comunque tantissime paure, per cui in genere chi non ha investito non arriva poi oggi a decidersi. Per cui sono proprio gli investitori più capaci che magari cercano di risparmiare o fare ulteriori investimenti. Chi magari si trovasse ad avere una liquidità, sicuramente in questa fase può iniziare a comprare con prezzi che rispetto a mese e mezzo fa hanno un 20% di sconto. Un altro fattore molto importante da tenere conto, sia per chi è investito o per chi deve investire, è il fatto che questa pandemia cambierà tantissime cose e quindi sicuramente ci saranno dei settori che non saranno più come prima e che potranno avere una fase di grossa crescita sulla base dell'esperienza che tutto il mondo in questo momento ha vissuto. Per esempio, Sicuramente una componente importante è la sanità. Ad oggi tutte le case farmaceutiche sono alla ricerca di una cura per il coronavirus e un altro fattore, per esempio, lo dimostra già come oggi stiamo parlando, cioè le comunicazioni digitali. La pubblica amministrazione avrà un grossissimo impulso a modificare il modo di lavorare, l'abbiamo visto nella scuola, l'abbiamo visto nei certificati resi immediatamente disponibili con un codice. E quindi sicuramente la parte relativa all'innovazione tecnologica troverà ancora un campo molto fertile dove andare avanti. Quindi ci sono insomma, dei settori evidenti, cioè potevo anche non farti la domanda, ci potevo arrivare anche da solo, la sanità e la tecnologia e lo smart working e chi fa questo tipo di servizi, chi fornisce gli strumenti per questo tipo di servizi avrà certamente un vantaggio, diciamo, anche competitivo. Vuoi aggiungere qualcosa? Ti ho interrotto 10.000 volte, quindi la domanda è d'obbligo. Vuoi aggiungere qualcosa, Katia, prima diciamo, dei saluti? Sì, vorrei aggiungere un altro fattore che Sì. è molto importante in fasi come queste, ed è il fatto che oltre a pensare esclusivamente agli investimenti, è molto importante anche andare a considerare tutta un'altra serie di fattori, su quali è molto importante raggiungere un equilibrio finanziario e patrimoniale, cioè aver assicurato un'adeguata protezione alla famiglia attraverso la stipula di polizze che possano coprire rischi di malattia, rischi di eventi negativi. Considerare anche l'impatto relativo a un eventuale decesso e quindi andare a considerare anche sempre il proprio passaggio successorio, soprattutto ad esempio nel caso in cui si abbiano delle attività, delle aziende o un'attività in proprio, perché spesso non aver cercato per tempo un erede, un successore nella guida comporta poi dei danni sociali anche perché oltre che all'imprenditore nell'azienda lavorano dipendenti, lavorano fornitori e quindi c'è anche un know-how aziendale nella capacità di produzione dell'azienda che è un bene sociale e che esorbita dalla mera considerazione dei soldi e che va tutelato in maniera importante. Quindi consiglierei sicuramente di allargare il campo di analisi non esclusivamente agli investimenti, ma anche alla propria situazione familiare,
ai propri proprietà immobiliari e all'analisi anche della propria attività con la copertura dai rischi che si co possono correre nella vita. Senti, mi stavo girando perché stavo cercando, ma non lo trovo in questo momento. Mea culpa, il tuo libro, perché tu su questo hai fatto un bel libro, molto chiaro. Pensa, l'ho capito addirittura io, per farti capire quanto sei stata brava. E niente, se qualcuno vuole capirci qualcosa di più dal punto di questi argomenti, secondo Lo me prendo perché può andare a... Te ne sei andata? Mi hai mollato qua così? Va bene, allora ti tolgo dallo schermo. Ah, non mi hai lasciato. no, siccome non l'avevamo preparato, stavo andando a prendere il libro. Vediamo un po'. Non l'avevo pronto, sicché stavo per prenderlo nell'armadio, quindi se mi aspettate un attimo lo prendo. Oh, ma quant'è un attimo? Perché io non so raccontare le barzellette qua. È proprio un attimo. Va bene. Allora, vai. Andata a prendere, mannaggia mea quando mi viene in mente di trattare cose non previste. Comunque, ti sentiamo, se vuoi dire qualcosa. Sì, Ci sei? Però, guarda, posso fare le recensioni dei libri anch'io. C'ho Leila e Majnun, che è un meraviglioso. Ah no, vedi, tu hai il tuo, io il mio, perfetto. Non è mio questo. Allora, eccoci, aspetta che ti metto tutto schermo e qua devo fare anche la regia. Eccolo qua, più alla tua sinistra, passaggio in acque mosse, ottimo, ma facciamo una cosa più carina, mettiamo nei commenti magari un link così uno se lo vuole, guida la tutela patrimoniale alla pianificazione successoria, così se uno vuole così capirci qualcosa di più può leggere questo libro che dicevo, ho capito addirittura io. Bene, grazie Katia, grazie del tuo tempo e di essere stata un po' con me. E a prenderti un caffè e a raccontarci qualcosa su quello che succederà dal punto di vista dei mercati, del futuro, del guadagno ancora e magari ci torneremo più avanti. Grazie ancora e buon pomeriggio. Salutami Prato. Saluto a Milano e ciao a tutti. Ciao.